conosce amici in Serbia in questa sala? Vabbè, insomma, qui siete come mezzo. Lish è una città che praticamente è una delle grosse città della Serbia ed è, in maniera abbastanza fortunata, sulla via che porta dall'Europa del Nord in macchina, passando dalla Germania, Austria, fino ad arrivare alla Grecia, dove chiaramente molta gente va a passarsi le vacanze, soprattutto i tedeschi, e là potremmo aprire un altro dibattito. Comunque, Lish è una città che non conoscevo, una città universitaria, un centro molto, molto, molto attivo culturalmente, che all'interno ha una grandissima fortezza, che è stata trasformata in un parco naturale di 50 ettari. Poi immaginate cosa può essere, c'è un muro gigantesco che è antico, del 1300, che circonda questo bosco di altri. Dentro questo bosco si compra il festival Nishvir. Nishvir Jazz Festival è un festival che naturalmente paragonato a qualsiasi festival della Sardegna, ma vi devo dire anche a qualsiasi festival italiano, è un festival gigantesco. Stiamo parlando di 4.000 persone ogni sera per il concerto. Basta dire che il main stage, il palco principale non è uno, sono due. E quando finisce un gruppo da un palcoscenico, inizia dall'altro. Molto bello, ma la cosa che mi ha assolutamente sorpreso e che mi è piaciuta è che la gente ha partecipato, tutti, tutta la città va a vedere questo festival, tutti che vanno lì a vedere anche i musicisti che non conoscono, ma ci vanno perché ci devono essere, perché loro supportano in questa maniera la cultura. Questo è un insegnamento per l'Italia e per gli italiani, che a volte non sono interessati alla cultura anche per lo spettacolo, sono più interessati magari allo show dello spettacolo. Quindi noi abbiamo a che fare sempre con un pubblico, noi tutti, abbiamo sempre a che fare con un pubblico e i musicisti si devono confrontare sempre con un pubblico. Chiusa questa cosa, quindi vi invito a guardare su internet la città Nish e il festival jazz Nishville, che lo scorso anno ha avuto 50.000 presenze. Questo lo dico al pubblico, perché il pubblico comunque, voi siete qui, che molti di voi vi ho visto alle 6 del mattino, vi ho visto in giro per le strade, siete fantastici. Però anche il pubblico che non viene, che magari viene solo perché c'è il nome di chi ha e non è curioso di sentire questo, io vorrei che a voi pubblico in questa occasione possiate dare una mano su questa cosa. Andiamo a vedere, ma come si chiama? Tu, però andiamo a vedere, magari piace, succedeva così negli anni 70 da noi. Bene, chiudiamo questa parentesi, il progetto è stato vinto, quindi il progetto aveva insieme a questi 30 musicisti che andavano selezionati in ogni missione, tre mentors, tre musicisti che dessero un indirizzo a questi giovani. E quindi siamo selezionati e per caso ci siamo trovati con Genkush dall'Albania. Vedrete suonare nei vari lacari, club, le cose di questo genere.
Buongiorno a tutti. Io vengo in Albania, noi abbiamo la possibilità di parlare in italiano perché tutti capiscono in italiano. Prima di tutto sono molto contento che qui vicino a me il maestro Lorenzo Favada. In the keyboard in electric piano, Gaia Sani.
confusion, cioè